Ciao, bentornati o benvenuti all'interno del mio canale, io sono Simonetta e oggi facciamo un bel video haul che era un sacco di tempo che non registravo, quindi direi di iniziare subito. Ho un bel po' di prodotti da mostrarvi e ci sono tante novità che io non ho mai provato e quindi sono stracuriosa di farvi vedere tutto quanto. Quindi direi di iniziare subito, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, partiamo subito da una protezione solare. Ed è questa qui, della Garnier Ambra Solaire Super UV all'acido ialuronico fluido idratante, con una protezione molto alta 50+, UVB, UVA, UVA lunghi, vitamina E e acido ialuronico. Eccolo qua, da 40 ml, si presenta così, molto particolare questo pack, quindi sono molto molto curiosa di provarla, anche perché sto utilizzando un'altra protezione solare sempre di Garnier, sempre mi sembra con l'acido ialuronico, e mi sta piacendo tantissimo perché comunque è bella, leggera, non la sento pesante. Anche adesso che sta arrivando il caldo, perché finalmente forse anche qui sta arrivando la bella stagione, e almeno insomma, ecco, si può testare come si deve, anche con il caldone, la protezione solare. Ragazzi, mi raccomando, ricordiamoci, protezione solare sempre, non solo d'estate, ma tutto l'anno. Mi raccomando, fatemi sapere se chi mi segue mette la protezione solare tutti i giorni. Vi leggo nei commenti, vi tengo d'occhio. Comunque, bando agli scherzi, no, ragazzi, mi raccomando, l'importante è mettiamo sempre la protezione solare, così ci proteggiamo dal sole, ci proteggiamo per le macchie cutanee e rendiamo la nostra pelle bella. Perché no? Ecco. Comunque, tornando appunto al fluido idratante, appunto vi dicevo che sto provando appunto quello di Garnier, che ho acquistato l'anno scorso verso fine estate, l'avevo pagato pochissimo. Tipo sulle, mi sembra 8-9 euro, se non mi sbaglio, mi sta piacendo appunto, come dicevo, tantissimo. Quindi sono curiosissima di provare anche questo qua. Vedremo. Fatemi sapere se l'avete provato, se state provando qualche protezione solare in particolare, scrivetemi qui sotto nei commenti e così ci possiamo scambiare dei consigli, magari perché no, potrei provare delle altre protezioni solari, così magari potrei farvi anche delle recensioni in merito. Fatemi sapere se l'idea vi potrebbe interessare. Quindi questo è il primo prodotto, mi sembra di averlo pagato sulle 9 euro più o meno al gigante, se non mi sbaglio. Sì, però prendete i prezzi che vi dico e se ve li dirò con le pinze perché non ho gli scontrini, quindi non mi ricordo. Cominciamo bene. Poi, altro prodotto sempre di Garnier, ci saranno molti prodotti di Garnier perché è una marca che piace tantissimo e sforna sempre un sacco di prodotti così interessanti che mi viene voglia di comprare tutto ogni volta. E questo qua è appunto un altro prodottino che è appunto di Garnier Skin Active, della linea L'Aloe Ialuronica, ed è un siero rimpolpante da 30 ml, dice con il 3% di glicerina, acido ialuronico e aloe vera, pelle idratata, rassodata e rimpolpata in un utilizzo. Vedremo, vedremo, vedremo. Si presenta così, scusate, ma qua mettono l'entità che gira dappertutto, quindi ce lo dobbiamo cucare così. Dunque è fatto a pompetta, quindi almeno possiamo prelevare la giusta quantità di prodotto. E sto provando un altro siero, sempre di Garnier, alla vitamina C, che era, mi sembra, una delle novità dell'anno scorso e mi sta piacendo tantissimo perché l'anno scorso aveva fatto uscire due sieri, mi sembra, uno proprio un siero classico e un altro invece era siero più crema, se non mi sbaglio, che ho anche quello e quando avrò finito il siero sicuramente proveremo anche quell'altro prodotto e questo sono stracuriosa di provarlo, vedere se è buono o meno. Fatemi sapere se l'avete già provato, come vi ci trovate, se vi piacciono i sieri di Garnier, qual è il vostro preferito, scrivetemi qui sotto nei commenti. Poi, altro prodotto di Garnier, nuovo,
SPF, eccolo qua, ed è il BHA più niacinamide, fluido UV quotidiano, fluido anti-imperfezioni, 50 più da 40 ml, dice appunto UVB e UVA. Ne ho sentito parlare strabene, quindi appena l'ho visto in offerta, mi sembra sulle 8 euro. 9 euro, non mi ricordo di preciso, l'ho voluto acquistare perché visto che ne stanno parlando bene, ma parliamo anche di cosmetologi, quindi professionisti del settore, mi sono detto ok, perché no? Appena lo trovo in offerta lo acchiappo subito e si presenta così. Quindi sono curiosissima, a dirvi la verità, visto tutte le recensioni positive, di provarlo. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato, l'avete trovato. Come vi ci siete trovate? Sono troppo curiosa di provare questi prodotti, ragazzi, veramente. Poi proseguiamo con la linea all'aloe ialuronica e ho preso anche questi altri due prodotti, sempre tutti in offerta. Difficilmente io prendo le cose a prezzo pieno se proprio c'è qualcosa che mi intriga alla grandissima, se no sempre tutto in offerta. Questa è la crema giorno jelly, peli normali o miste, con aloe e acido ialuronico da 50 ml. Dice che idrata 48 ore, lenisce e rimpolpa. Allora, vediamo un po' come si presenta. Ah, eccola qua. Ah, cavolo, ma che bella! Guardate, cioè è proprio fatta gel. Ma bellissima! E io so che molte ragazze l'avevano già acquistata, forse all'epoca si trovava su Notino, su Amazon, se non mi ricordo male, perché non era la prima volta online che vedevo questa crema, sia questa, ma c'è anche forse quella con la vitamina C, se non mi ricordo male, però quella con la vitamina C non l'ho ancora vista nei negozi, quindi chissà se magari la faranno uscire, ed è fatta in questo modo qua. Quindi sono, direi, molto molto curiosa di provare tutta questa linea e vediamo un attimino se mi piacerà o meno. Poi, acqua micellare, sempre della stessa linea, eccola qua, per tutti i tipi di pelle, dice, anche quelle sensibili, tutto in uno. Deterge, strucca, rimpolpa, arricchita con acido ialuronico. Viso, occhi, labbra senza risciacquo. Ragazzi, risciacquiamo sempre l'acqua micellare, mi raccomando, perché se non la risciacquiamo, poi dopo rimane un pochettino di sapone. Vedete qui che fa la schiumetta? Quindi risciacquiamo sempre, sempre l'acqua micellare. Ed è da 400 ml. Eccola qua, sono curiosissima di provare anche lei, anche perché le acque di Garnier, acque micellari di Garnier, sia quelle bifasiche che non, io le ho provate tutte, quasi tutte, e mi sono piaciute tutte quante, a dire la verità. Sì, non ho mai trovato pecche in nessuna di loro, sono veramente validissime. Costano poco. Qualità, quantità e prezzo davvero ottime. Quindi se non l'avete provate, provate. Poi, allora, acqua, altra acqua micellare è questa qui, ha la vitamina C, sempre da 400 ml per pelli spente e non uniformi. Eccola qua. Strabuona anche lei, io questa l'ho ricomprata perché l'ho già terminata, mi è piaciuta tantissimo e l'ho riacquistata assolutamente perché è veramente valida. Strucca tutto, non arrossa gli occhi, non la sentite che aggredisce sia gli occhi che il viso, davvero davvero valida. Strucca tutto, davvero buonissima, buonissima. Poi, sempre in ambito skincare, ovviamente, l'amante delle maschere in tessuto, potevano comprare due maschere, ma figuriamoci. E siamo qui con due maschere, appunto. Allora, vitamina C, eccola qui,
ed è nuova per lo più, perché io ne ho un'altra, sempre in tessuto così di Garnier, la vitamina C, ma è fatta con il PEP diverso, quindi mi sa che questa qui è una novità. Ecco, illuminante, maschera siero, eccola qua, e dice pelle più luminosa con una maschera, infusa con l'equivalente di un flacone di siero, 15 minuti. Vedremo, vedremo come sarà, sono curiosa di provare anche lei. E poi, stando sempre sulla scia della nuova linea, ovviamente abbiamo preso il siero, la camicellare, poi cosa abbiamo preso? La crema, maschera ovviamente, eccola qua, super idratante, siero maschera, per pelle secca, ha il 2% di glicerina, acido ialuronico e aloe vera, pelle più rimpolpata con una maschera. Vedremo, speriamo che sia valida, sono curiosissima di provare anche lei. Poi, allora, per quanto riguarda la skincare abbiamo terminato. Poi passiamo ai capelli. Passiamo ai capelli e ho ricomprato per l'ennesima volta, ormai io non so neanche quante volte ho ricomprato questa maschera, è questa qui della linea Air Food all'aloe vera, idratante, da 390 ml. Ve ne ho già parlato tante volte all'interno dei video dei prodotti terminati, mi piace tantissimo, ma davvero, davvero, davvero tanto. Per chi ha le lunghezze secche, è davvero un toccasana. Cioè, io mi sto trovando da Dio con le maschere di Garnier. Allora, dimmi la verità, ce n'è stata una che non mi è piaciuta ed era quella alla banana. Infatti, non l'avete mai vista nei prodotti finiti perché l'ho data via, l'ho usata 2 volte, non mi è piaciuta e alla fine l'ho data via perché era inutile. Scusatemi che sta passando anche un elicottero nel frattempo, quindi il bello della diretta, tornando alla maschera, ecco, l'unica non mi era piaciuta era appunto quella alla banana. Però questa è una delle mie preferite in assoluto, vi lascia proprio le lunghezze belle, morbide, idratate, non rende la lunghezza e il capello pesanti, se avete i nodi ve li toglie, è davvero fantastica. Se non l'avete mai provata, provatela e fatemi sapere cosa ne pensate, anzi fatemi sapere se le maschere Air Food vi piacciono? Qual è la vostra preferita? Scrivetemi qui sotto nei commenti così ci scambiamo un po' di consigli anche in merito a queste maschere qua. Poi, nuova linea di Garnier per quanto riguarda i capelli lunghi, perché non c'era ancora in effetti una linea per capelli lunghi e ho preso maschera e shampoo. Allora, iniziamo con lo shampoo, eccolo qua, ed è della linea infuso di acqua di riso e amido. Shampoo lisciante, capelli lunghi da 250 ml, senza siliconi, 94% di origine naturale, bellissimo il pack lilla, fantastico, è uno dei miei colori preferiti, quindi top. Speriamo sia valido, non l'ho ancora provato perché appunto molti prodotti, anzi praticamente tutti i prodotti che vi faccio vedere, non li ho ancora provati, quindi sono stracuriosa di vedere come sarà, perché ho sentito delle recensioni molto molto positive, sia dello shampoo che della maschera, quindi vedremo come sarà. E poi appunto abbiamo la maschera della linea Air Remedy, 1 minuto, capelli lunghi, maschera lisciante 72 ore, questa è da 340 ml, insomma un bel formato, carinissimo anche questo pack e sono appunto stracuriosa di provarlo. Quindi appunto la linea infuso di acqua di riso e amido, curiosissima di provare anche lei. Poi passiamo ambito profumi, profumi, era un sacco di tempo che non acquistavo dei profumi e grazie alla mia collega Nadia, ti mando un bacione, anche se
so che non guarderà mai questo video, ma la ringrazio perché appunto per il mio compleanno mi ha regalato un'acqua profumata strabuona alle fragole, sapeva di fragole in una maniera mostruosa, ma mostruosa nel senso positivo della parola. E ho detto: cavoli, ma dove hai comprato queste acque profumate? E lei mi ha detto: da Tigotà. E ho detto: ok, la prima volta che passo da Tigotà le vado a vedere, se le trovo le compro. E ovviamente le ho trovate, ti pare che la Simonetta non va a trovarle, le ha trovate. E quindi ho detto: ok, proviamo, sentiamo un po' le profumazioni, vediamo un po' che cosa scovo. E ho scovato ben 2 acque profumate di questo brand Saphir. Della verità, ragazzi, io non conoscevo questo brand e ho voluto prendere questa qui al mango, eccola qua, da 100 ml, c'è già anche solo il pack, ragazzi, anche per fare un regalino sfizioso, secondo me è veramente carinissimo, ma poi ha un profumo, mamma mia ragazzi, ma strabuono, poi bello fresco. Secondo me appunto per la stagione primaverile estiva sono perfette, ma poi durano perché io quella alle fragole che appunto mi ha regalato la mia collega l'ho spruzzata appena me l'ha regalata ed è durata tutta sera, ma fantastico, cioè proprio si sentiva sulla pelle, sui vestiti, buonissima, buonissima. E pensate che queste acque profumate costano 7,95 euro, cioè fatemi sapere se voi le avete provate, perché se le avete provate, provatele assolutamente. E l'altra che ho voluto prendere è questa qui al cocco, sempre 100 ml Fruit Attraction. Anche questa. Mamma ragazzi, cocco puro, buonissime. No, dai. Se le provate, fatemi sapere cosa ne pensate, perché sono buonissime. Provatele, assolutamente, assolutamente. Passiamo al make-up. Allora, vi faccio vedere un prodottino che mi ha regalato mia sorella per il compleanno. Scusatemi se quest'anno non vi farò vedere il video dei regali di compleanno, ma non mi sono ancora arrivati tutti, nonostante che ormai il mio compleanno è già passato da un po', però tante persone non li ho ancora viste, quindi sarà difficilissimo che ci sarà un video dei regali di compleanno quest'anno. Mi spiace un sacco, perché a me piace registrare quella tipologia di video, però giustamente cause maggiori, lavoro e tutto il resto... Mi spiace, quest'anno ci sarà. E quindi mia sorella mi ha regalato questo ombretto in stick della linea Overskin di Vera Lab, quindi il brand dell'estetista cinica per quanto riguarda il make-up, e mi ha regalato, eccolo qua, guardate, questo è il colore. Bellissimo, ma poi anche il pack, cioè strabello, questo è il colore. Adesso vediamo se c'è scritto, ah sì, c'è scritto qua, si chiama così, vediamo se me lo mette a fuoco, non me lo mette a fuoco, né? Vero? No, ve lo dico io, si chiama 02 Sunrise ed è questo bellissimo bronzato. Infatti quando l'ha presa mia sorella ha pensato sicuramente le piacerà perché io amo questi colori belli bronzati e quindi sono curiosissima di provarlo, anzi fatemi sapere se l'avete provato, come vi ci siete trovate, se avete provato altri prodotti del brand Overskin. E poi ultimo prodotto per quanto riguarda appunto questo video è la Different X di Mulac, quindi è la nuovissima palette di Mulac per il 10° anniversario. Carinissimo il pack, davvero davvero molto molto carino. Questo è appunto il pack secondario e ha lo specchio, adesso ve lo
copro, ecco qua, e questi appunto, facciamo così, questi sono i colori della palette. E intonsa, perché ovviamente volevo prima mostrarli a voi e poi utilizzarla, sono davvero, davvero bellissimi. Poi sono colori che tutti bene o male riusciamo ad utilizzare. Mi ricorda tantissimo per questa fila di colori in mezzo, per questi shimmer in mezzo, Tantala In My Birthday Suite. Molto molto bella e non vedo l'ora di utilizzarla, sono curiosissima. Ho visto un sacco di look che sono stati fatti con questa palette e quindi sono curiosissima di provare anche questo. Poi passiamo invece a un pacco che mi ha mandato la mia amica Vanessa, che ringrazio tantissimo, mi ha riempito di prodotti, ma mamma mia, una matta ovviamente, ed è il pacco del sorriso. Lei lo chiama così e infatti mi ha fatto sorridere tantissimo. Allora, iniziamo subito. Adesso cerco di andare un po' veloce perché vedo che il video sta durando un po', ma almeno ci teniamo un po' di compagnia. Allora, iniziamo con questa qui di Clinians, quindi è una maschera intense per rughe e lifting, maschera rimpolpante all'acido ialuronico da 15 ml, curiosissima di provarla. Poi Garnier, allora, linea Hyaluron Cryo Jelly, antifatica, eccolo qua, per pelli stanche. 15 ml, è una maschera appunto in tessuto con il 4% di glicerina, mentolo e acido ialuronico, eccola qua. Poi, sempre di Garnier, della linea Hydra Bomb, super idratante lenitiva, quindi questa qui è la classica rosa per pelli secche sensibili, eccola qua. Poi, questa carinissima, carinissima di questo brand che io non avevo mai visto, Bare Fruits, eccola qua, è una maschera per i capelli all'avocado, quindi ha praticamente la maschera, quindi ha la cuffiettina e appunto poi ha la soluzione come maschera che è idratante. Mamma, sono curiosissima di provarla! Troppo curiosa! Poi, altre maschere per capelli, sono queste due qui che sono uguali all'aloe vera della linea BioLis Nature. Io la amo questa linea di maschere per capelli, della appunto riequilibrante, 98% di ingredienti naturali, da 20 ml ciascuno, strabuone, ragazzi, provatela, veramente, veramente valida come maschera, mi ha lasciato i capelli stramorbidi, lucidi, idratati, non pesanti. Districava i nodi, davvero validissima, sono contentissima che appunto sono riuscita a ritrovarle di nuovo nel pacchettino del sorriso, bellissime e validissime soprattutto. Altra maschera, eccola qua, per i capelli, ed è sempre del brand BioLis Nature, maschera uso frequente, nutriente, districante con olio di cocco da 20 ml. Questa non l'ho mai provata, quindi sono curiosissima di provare anche lei. E poi del brand Vital Care, anche di questo brand non ho mai provato niente, sempre una maschera per capelli ristrutturante, per capelli secchi e danneggiati, allargando da 25 ml. Mamma, sono curiosissima! Quanti prodotti, mamma mia! E poi gli ultimi tre prodotti che ho trovato all'interno di questo pacchettino del sorriso sono tre prodotti per capelli, sempre del brand. Aspettate, facciamo così che sposto questo, ok, così ho un po' più di spazio. Sempre del brand BioLis Nature. Allora, questo non l'ho mai provata come linea, quindi sono stracuriosa. Ed è questo qui, shampoo detox per tutti i tipi di capelli.
purificante sebo normalizzante con carbone ed estratto di tè verde, 250 ml di prodotto con il 92% di ingredienti naturali. Sono curiosissima di provare questa linea. Poi c'è sempre della stessa linea, appunto, il balsamo detox, sempre da 250 ml. E poi c'è lo spray termoprotettore antinquinamento da 125 ml. Eccolo qua. Sì, si fa un po' fatica perché è proprio il pack scuro. Eccolo qua. Molto, molto, molto interessante. Quindi grazie mille Stella per questo bellissimo pacco del sorriso che mi hai mandato, visto che l'ho messo all'interno di un video. Eh sì, ci sta. Ogni tanto vi faccio appunto vedere anche i regalini che mi vengono fatti dalle mie amiche. Bene, io direi che con questo è tutto. Vi ho fatto vedere tutti i prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo e anche quelli che appunto mi sono stati regalati. Fatemi sapere se c'è qualche prodotto che avete provato di quelli che vi ho mostrato, se me ne consigliate altri da provare, scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Vi mando un bacione grandissimo e noi, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!